L'abito da lavoro del matto è bianco, come i suoi occhi, quando si arrovesciano dagli elettrodi applicati alla testa, e ha le maniche molto più lunghe delle braccia. Così, quando le mani del matto fanno le matte, le maniche gli vengono allacciate dietro la schiena e lui, abbracciato a se stesso, almeno un po', si calma. Al matto avevano dato un lenzuolo, un grande lenzuolo bianco, vecchio, strappato qua e là, insieme a un carboncino. E quando lo lasciavano stare, quando i dottori non gli facevano tutte quelle domande, quando gli infermieri non gli portavano via le sigarette e le mani del matto non diventavano matte, lui arrotolava le maniche del suo abito da lavoro e le sue mani si mettevano a scrivere. Così, piano piano, aveva riempito il lenzuolo con caratteri piccoli e tutti attaccati, in modo che nessuno avrebbe potuto capire quello che lui scriveva, perché lui sapeva che se avessero letto, gli avrebbero messo ancora i lampi nella testa. Poi, quando una notte, tutto solo e tutto abbracciato a se stesso, morì, gli inservienti svuotarono lo stipetto in cui lui conservava gelosamente il lenzuolo, che con tutte le sue altre cose fu gettato via. Senza nessuno che cercasse di capire cosa c'era scritto, ci mettesse un po' di buona volontà per leggere una cosa lunghissima che cominciava dicendo: nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. D'altra parte, si sa, quello era un matto e non c'era mai nessuno che veniva a trovarlo.